tiene conto degli interposti, dei retroposti, caro Presidente. Abbiamo Nola, abbiamo Marcenise, però già lavoriamo con te e con il sindaco di Salerno agli interposti, alla possibilità di trasferire merci fuori da Salerno. Voglio ringraziare il sindaco di Nocera Inferiore, che da pochi mesi è presente con noi stasera, è l'avvocato De Maio, da pochi mesi sindaco, ma già con le idee chiare ha realizzato e sta realizzando un altro interporto per quanto riguarda il nord della provincia e quindi l'agro nocerino-salernese. Salerno. Qui abbiamo opportunità di sviluppo e investimenti importanti da concretizzare. Dobbiamo raddoppiare la stazione marittima. Vedete anche voi che abbiamo un fiume di turisti che è arrivato nella città di Salerno. Ormai è diventata una città turistica. Per essere chiari, è tutta l'Italia che sta vivendo questo boom turistico. Questo vuol dire che dobbiamo fare il dragaggio non con i tempi storici che ha l'Italia, ma in tempi immediati. Questa è una delle competenze che dovrebbero essere trasferite alle regioni. Per quale diavolo di motivo dobbiamo avere l'autorizzazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per togliere 2 metri di sabbia nel porto di Salerno? Allora qui dobbiamo essere bravi a sviluppare il turismo crocieristico, dobbiamo raddoppiare la stazione marittima, non basta più, è piccola. Diceva Andrea Annunziata, allunghiamo il molo Manfredi, dovremo allungare anche le aree a terra del porto, siccome c'è il porto, potenziamolo fino in fondo. Qui dovremo fare il raddoppio del porto turistico, oltre Piazza della Concordia, arriveremo fino alla foce dell'Irno, raddoppiamo la portualità e saranno centinaia i posti di lavoro, anche qui da realizzare. Poi ovviamente dobbiamo completare i lavori che abbiamo dietro. La Regione, voi siete fortunati perché avete De Luca alla Regione, quindi avete un fiume di soldi. Quando le gallerie saranno finite, no? Per il collegamento dei tir dal porto nelle gallerie e l'autostrada, quando arriviamo a Via Risorgimento, dove vanno i tir? Allora bisogna fare tutto un sistema di viabilità per collegare direttamente l'uscita delle gallerie con l'ingresso nell'autostrada. Altri 60 milioni di euro della Regione per fare il cavalcavia e arrivare sopra. Allora abbiamo grandi investimenti in corso per le aree retroportuali a Nocera, qui a Salerno. Dovremmo veramente avere un boom di investimenti e dobbiamo correre.